Ciao a tutte! Oggi ho voglia di parlarvi un po' della cura delle nostre mani che sono sottoposte a continui lavaggi, disinfettanti, aggressioni in questi giorni, visto purtroppo il periodo che stiamo vivendo, e quindi hanno bisogno di coccole e di cure. Prima di fare queste coccole e queste cure, però, chi come me ha il semipermanente da più di 15 giorni ha bisogno di toglierlo. Allora, con pochi passaggi voglio farvi vedere come si può fare a toglierlo in casa, visto che purtroppo per il momento in istituto non possiamo andare. E ve lo faccio vedere con pochi semplici passaggi. E poi volevo raccomandarvi di non fare come me, che non sono abituata ad usare il forno troppo spesso e ho fatto una bella bruciatura alle mani. Ecco, questa non fatela, eh? Vero. Allora, io abbiamo detto che ho bisogno di togliere il semipermanente prima di poter accorciare le unghie, fare la cura delle cuticole e nutrirle, ovviamente. Come posso fare a rimuovere il mio semipermanente in casa, visto che purtroppo Ramona e Manuela non ce lo possono fare perché sono a casa? Allora, io faccio in questo modo. Taglio, ho preso dei dischetti di cotone, taglio ogni dischetto di cotone, lo taglio, lo faccio diventare quattro pezzettini, in modo molto semplice, così. Così. Ne faccio vedere uno per. E poi faccio con dell'alluminio da cucina, prendo un pezzo, faccio in questo modo e anche qua faccio quattro pezzi. In totale dovrò preparare 10 pezzettini. Tagliamo e otteniamo i nostri incarti per togliere lo smalto. Adesso vi faccio vedere uno, il nostro smalto, ovviamente, come sapete, il nostro semipermanente è lo Shella, che quindi non avete necessità di limare, di andare a limare le unghie, di limare prima per aprire, assolutamente. Basta semplicemente prendere il solvente per unghie, che in questo caso voi, non avendo quello professionale, dovrete prendere dell'acetone. Deve essere un acetone, deve essere a base di acetone. Quindi si va a imbibire il nostro triangolino che abbiamo preparato, lo andiamo a mettere sull'unghia, la incartiamo in questo modo, chiuso, così lo andiamo a fare per tutte le unghie, lasciamo in posa 10 minuti e poi vi faccio vedere come si rimuove. Ecco, il mio effetto finale, pacchetto regalo, è questo, più o meno così, eh? Lo lasciamo agire per 10 minuti e poi vi faccio vedere come si rimuove in modo molto semplice. Eccoci, siamo pronti per togliere i nostri cappucci. Vi faccio vedere un po' quello che è l'effetto. Ecco, vedete che il nostro smalto dopo 10 minuti è già pronto per essere tolto. Addirittura in parte è già sollevato. Ora, io ho in casa il bastoncino di legno, questo, e quindi è molto semplice perché basta fare questo movimento e si rimuove e l'unghia rimane perfettamente pulita. Dopo vi farò vedere, dovrò accorciarla con la mia lima. Nel caso in casa voi non aveste il bastoncino, non è un problema. Ho preparato qua un bel cucchiaino da tè in acciaio e fate la stessa cosa che io sto facendo col bastoncino. Ok? Una volta fatto questo per tutte le unghie, accorciate alla lunghezza desiderata e poi proseguiamo. Ecco, allora, le nostre unghie sono senza il semipermanente e finalmente accorciate per me che non sopporto le unghie lunghe. Adesso io sto mettendo dell'olio di rosa moscheta che va benissimo sia per le cuticole che nel mio caso come cicatrizzante per la scottatura da forno. Se voi in casa non avete olio di rosa moscheta per ammorbidire le cuticole, che in questo periodo davvero sono così secche e vengono talmente, talmente tanto lavate, e se la cuticola secca comunque fa sì che anche i batteri e tutto quanto possa penetrare con più facilità se non è ben curata, quindi è importante tenerla idratata e morbida. Ecco, se non avete l'olio di rosa moschetto usate dell'olio d'oliva, non è un problema, va bene anche quello. Io avevo questo e siccome mi serve anche per la cicatrice lo sto usando e vado a fare un massaggio così dal letto ungueale e vado in su e
e poi con il mio bastoncino, o nel vostro caso con il cucchiaino, andrò a spingere tutte le mie pellicine fino ad avere una cuticola curata. Allora, io adesso ho nutrito molto bene tutte le mie cuticole con l'olio, le ho spinte col bastoncino, insomma adesso lunga e corta, la mano è in ordine, però la mano è secchissima. Perché? Perché appunto, come dicevamo prima, con tutti questi lavaggi, disinfettanti, quindi che cosa facciamo per curare bene la mano? Io ho preparato un impacco che ovviamente è fatto con la nostra maschera, in questo caso con la nostra Balming Mask unita all'olio di rosa moschetta. Però potete farlo con la maschera viso che avete in casa, potete utilizzare una crema nutriente che avete, piuttosto che, insomma, se non avete la Balming avrete altre cose. Io cosa faccio? Vado a metterla sulla mano, bene, su tutto il dorso della mano, sull'unghia, la spalmo per bene dappertutto, la mia maschera, e poi cosa faccio? Faccio una cosa bellissima. Prendo un sacchetto da congelatore, da forno, insomma uno di questi, e la chiudo qua dentro. Adesso lo faccio anche per l'altro e la lascio qua una mezz'oretta, intanto che mi guardo la TV e che magari qualcuno prepara la cena. Ciao a tutte, un bacio e a presto.